davvero che una madre non sappia vedere? Insieme ad Dawn siamo usciti con la sua barca. Abbiamo raggiunto appena in tempo la nave americana e siamo saliti a bordo. Si era nascosto nella stiva, Carsten, capisci? Ti prego, prometti di non punirlo. E neanche Aun. Aun era così sconvolto che come tu ha ordinato di fermare la nave fino a domani. Guardate! Familiare né della vostra impeccabile condotta morale, ma dico della vostra attività pubblica, come appare agli occhi di tutti voi siete il pilastro su cui poggia questa società nel senso più alto. E ora state per donarci una... Sì, non mi intrattengo dal pronunciare prosaicamente le parole. Una linea ferroviaria. E nonostante le difficoltà procedete imperturbabile, con la coscienza di fare il bene, modernizzando non solo la nostra città, ma tutta la nazione. Questa sera il nostro grazie va proprio all'uomo, membro di questa nazione. All'uomo Bernick, che è come ogni uomo dovrebbe essere. E dico questo, signori, proprio qui e ora, in una casa dove mi sia consentito dirlo, l'imperativo categorico della moralità viene prima dei legami familiari, signor Consul. Quel che avete realizzato non ha fini bassi e mediocri interessi personali, ma il bene di tutti, alto e fulgido. E dunque grazie a voi e grazie ai signori Rubel, Zandstadt e Wiegeland. Viva il console Bernick, vivano i pilastri della nostra società! Ha detto che questa sera nasce un'epoca nuova. Io spero che sia così. Ma la domanda ora è come può accadere questo? Come può accadere il tempo nuovo?
con la verità. Col tempo della verità, ognuno di noi deve riprendersi la verità che in ogni nostra azione, in ogni nostro rapporto umano, è stata scacciata dalla società in cui noi viviamo, in cui ognuno di noi è coinvolto. E dunque devo cominciare col respingere tutte le lodi che mi avete mosso, secondo l'uso di queste circostanze, perché in verità io non le merito. Perché la verità è una sola. E la verità è che io non sono affatto un uomo privo di interessi. Al contrario, io sono un uomo pieno di interessi. E anche se spesso non ho perseguito volgari e personali vantaggi economici, ero e sono consapevole del fatto che in ogni mia azione l'unica vera spinta, l'unica vera ambizione, l'unico vero desiderio è stato il potere. Io sempre ho da sempre voluto essere un uomo importante, influente e ricco. Sempre più importante, sempre più influente, sempre più ricco. Devo rammaricarmi per questo? No. Perché fra di noi io sono l'unico ad avere capacità vere. Ed è per questo che io sono importante, influente e ricco. Ma devo rimproverarmi, signori, per essere stato debole. Sì, rimproverarmi per avere preso vie traverse, vie ambigue, quelle che tutti noi conosciamo col nome di scorciatoie. Perché ho preso le scorciatoie? Perché conosco molto bene la società in cui vivo e so molto bene che questa società, essendo sporca, scorge sempre sporche intenzioni dietro ogni progetto nuovo, dietro ogni nuova idea. E vengo al punto. Avrete sentito dei grandi acquisti di terreni nella nostra regione. Bene, ho comprato tutto io. Tutte quelle terre sono in mano mia. In questo momento tutte quelle terre sono soltanto mie. È vero. Ho stretto accordi con i signori Rümmel, Wigeland e Samstadt, ma è anche vero che essi mi accorderanno la loro approvazione quando sapranno che questa sera io ho stretto un nuovo accordo con me stesso, un nuovo accordo con la verità. Tutte quelle terre saranno concesse per una pubblica libera sottoscrizione di azioni. Chiunque vorrà sarà libero di parteciparvi. E un'altra verità è che io sono convinto che la cosa migliore da fare con quelle terre, perché rendano al meglio, è che siano nelle mani di uno solo. Le mie. Questa sera è nato il tempo della libertà. La libertà dalla menzogna. E dunque, amici, concittadini, io devo liberarmi dalle catene della menzogna che hanno piagato in questi ultimi 20 anni ogni fibra del mio essere. Sì. 20 anni fa il colpevole fui io. E Johan Tønnesen,
prese la sua colpa su di sé e fuggì.